Maledetta puttana. È giunta l'estate e con lei il nemico più cattivo ed insidioso di tutti. E no, non sto parlando di Despacito o qualsiasi altra canzone mal cagata con cui vi state preparando a distruggerci l'estate. No, sto parlando di lei, della zanzara. La zanzara, anche chiamata di più come quella grandissima tarda. Esempi classici in cui vengono nominate sono: quella grandissima puttana mi ha punto, oppure quella grandissima puttana mi ha mangiato le carni, e così via. Circa 3500 specie, di cui una settantina presenti in Italia, tutte venute al mondo per romperci il brazolf. E attenzione, chiamarle meretrici, ma che dico meretrici? Lavandaie! In questo caso è sacrosanto, non è maschilismo, no. Perché in effetti l'unica a pungerci è la femmina, il maschio non punge. Io non dico niente. Ah, e comunque guai a tracciare parallelismi, Noi non siamo mica quel genere di persone. Quelle infami che vi volano in faccia, che vi entrano nelle orecchie, che vi fanno la trasfusione, che vi fanno passare le notti insonni, sono tutte femmine! Infatti le femmine necessitano di sangue, e di particolare di emoglobina e di altre proteine in esso contenute, per completare lo sviluppo delle uova. Quindi, sì, stiamo nutrendo i loro piccini. Non è tenerissimo? E qui io sono mosso da sentimenti contrastanti! Insomma, io odio la zanzara, ma amo la femmina! Come faccio? Ma se il sangue serve solo allo sviluppo delle uova che esse producono, allora loro che cosa mangiano? Ecco, mangiano principalmente nettare e liquidi, principalmente liquidi zuccherini. Insomma, un po' come me. Ma facciamo un passo indietro. Forse un po' troppo. Le zanzare sono il nemico della specie umana, e non solo, visto che sono in giro da circa 100 milioni di anni. Le zanzare succhiavano il sangue ai dinosauri! E questo in realtà sarebbe un motivo sufficiente per investire un tantinello nella ricerca. Che cacchio, ragazzi, siamo nel 2019 e ancora non esiste il Jurassic Park! Non è questo il futuro che i nostri avi sognavano! Comunque immaginatevi il tirannosauro che si deve grattare la schiena con le zampette. È tipo... Sono delle rompicoglioni, e per sconfiggerle abbiamo addirittura inventato delle armi da guerra, come la racchetta elettrica, che pare un'arma dei Power Rangers. Comunque, diciamo che noi ce la passiamo pure abbastanza bene, dai. Ci sono dei luoghi in cui... altro che racchetta. In Alaska, swarms of mosquitoes can get so thick that they actually asphyxiate caribou. Cristo santo. Questa è una guerra antica quanto l'uomo, ed in quanto tale abbiamo bisogno di conoscere il nostro nemico per essere in grado di sconfiggerlo. Ed è per questo che siete qui, per scoprire i segreti di questa specie infame. E poiché sono io a raccontarveli, li scoprirete come solo io so fare. Male. E mentre il sole cala, noi partiamo dal principio di questa storia, ovvero dall'amore. Queste sono due zanzare che copulano. Ok, non è molto avvincente. Diciamo che non è molto di intrattenimento, dai. In sostanza si twercano addosso. Quanta passione. Certo, potrebbero evitare di farlo nella ragnatela, vabbè, sai com'è. Le zanzare in generale fanno all'amore in volo. Purtroppo il maschio soffre di eiaculazione precoce, e quindi l'accoppiamento dura in genere pochi secondi. Già fatto? A causa di ciò la femmina si accoppia con molteplici maschi, da brava lavandaia qual è. Ma solo il primo accoppiamento è fertile. Tutti gli altri sono per, come dire... divertirsi, no, quello finisce subito. Il seme acquisito dalla femmina nel primo accoppiamento è sufficiente a garantirne la sua fertilità per tutto l'arco di vita, che per le femmine è in genere un mesetto. I maschi invece, che sono stronzi, vivono la metà del tempo. Quindi, ricapitolando, il maschio è più piccolo della femmina, è innocuo e non punge, vive la metà del tempo e soffre pure di eiaculazione precoce. Che bella vita, mamma! Dopo l'accoppiamento, le femmine devono completare la maturazione delle uova assumendo sangue. Il tuo sangue. A volte anche 5 mg per una sola puntura. Bastardo! Ho acceso le luci là dietro che iniziava a farsi buio. Così è più scenico. A questo punto la zanzara inizia a cacciare. A cacciare noi. Riesce a percepire l'anidride carbonica che emettiamo durante la respirazione, nonché il nostro calore corporeo. Ed è il motivo per cui continuano a entrarci nelle orecchie, perché sono calde.
Bastardo. Le antenne invece sono il loro naso. Contengono centinaia di recettori in grado di percepire gli odori, come quello della pelle, il sudore, nonché il nostro stato di agitazione. Ed è per questo che aspettano che ci addormentiamo. Queste sono tattiche da guerra. Bastardo. E a questo punto avviene l'atto infame. La ciucciata. Ma come ciuccia il sangue la zanzara? Non so voi, ma io pensavo che fosse come una siringa, no? Arriva sulla pelle, fa la puntura e basta. Invece no. E invece no. La zanzara ha attorno alla proboscide una sorta di guaina di protezione. La potete vedere bene quando la zanzara ci impizza. Serve a proteggere il loro vero bastardo segreto. Sta facendo troppo buio, ma c'è una troppo di atmosfera. Ah, ma che bello, eh! Allora si vede un cazzo, vabbè. Infatti, guardando al microscopio, scopriremo che la zanzara non ha un ago, bensì sei. Sei fottutissimi arnesi per scavare. Sei affari tutti dentro di noi. Ed usa pure la vasellina. Ci sono due stiletti che sono affilati come un Miracle Blade e dotati di denti come un Miracle Blade. Vi farà piacerissimo scoprire che con questi la nostra amica sega attraverso la pelle. Sono talmente affilati che manco ti accorgi che sta stronza sta infilzando. Gli altri due arnesi invece servono a tenere la pelle aperta mentre lei ciuccia. Sì, insomma, sono dei divaricatori. A questo punto, ormai violati, con la sua cannuccia si mette a cercare il vaso sanguigno con una sonda. Infatti sulla punta del quinto arnese ci sono dei recettori che percepiscono le sostanze chimiche presenti nel flusso sanguigno. Quindi lei indaga un poco, percepisce dove si trovi e si direziona. Insomma, è un po' come se fosse la linguetta delle zanzare, no? La lingua. Certo, l'idea che qualcuno infili la sua lingua dentro i miei capillari senza manco esserci scambiati il numero di telefono non fa impazzire manco me, ma che vuoi farci? Ma vuoi sapere qual è la cosa simpatica, proprio simpaticissima? Che poi usa lo stesso arnese come una cannuccia. Ed è qui che inizia la magia. Scusate. E a cosa serve il sesto arnese? Volete proprio saperlo? Beh, il sesto arnese espelle la saliva. Sì, insomma, non solo ci buca la pelle, ci sputa pure dentro. Bastardo. Le sostanze chimiche contenute nella saliva svolgono tre ruoli. Il primo, anticoagulante, così il sangue non si coagula e scorre più facilmente, così può ciucciare meglio. Il secondo è anestetizzante, così manco te ne accorgi che ti sta pungendo, no? Quindi è questa la vasellina, capito? E soprattutto l'effetto più simpatico di tutti, l'effetto irritante. Così stimola l'afflusso di sangue nel capillare, facendo arrivare il sangue negli strati più superficiali della pelle. Ed intanto lei, tutta felice, ciuccia. Ah, scusate. Durante la loro bevuta, infame, le zanzare arrivano anche a triplicare il loro peso corporeo. E questo vi spiega il perché, se le sfiorate a questo punto, queste esplodono. Dato che il sangue non è una soluzione, bensì una sospensione dove diversi elementi sono dispersi in mezzo acquoso, una volta ciucciato il sangue, la zanzara separa le proteine che le servono dalla parte acquosa che invece è lo scarto. E quindi ecco una bella gocciolina fresca di uscirle dal... Insomma, non vorrei farvi agitare, ma non solo ci ciucciano il sangue e ci sputano dentro, ma ci pisciano pure addosso. Bastardi. E a questo punto, se sono sopravvissute alla ciabatta, possono deporre le uova. Le zanzare Culex, ad esempio. Sì, si chiamano Culex. Dai, non siate infantili. Le zanzare Culex, che poi sono quelle comuni, smollano le uova sulla superficie di uno specchio d'acqua. Dipende dalla specie, ma le zanzare possono deporre da 100 a 500 uova dopo un pasto di sangue. Anche se così non vale, dalle 100 alle 500. È una lotta impari. Generalmente vengono deposte in inverno e si schiudono a primavera. Quindi sto coso cambia pelle diverse volte per poi trasformarsi in pupa. In seguito al suo interno si trasformano ancora, in un processo che può richiedere anche solo pochi giorni. Fin quando... Che schifo, mano. Il mostro non esce dal suo stato innocente per entrare nel suo stato satanico. Qui deve aspettare un poco all'aria che il suo esoscheletro si indurisca e finalmente può volare via ed iniziare la sua nuova vita da bastardo. E crescono così in fretta. E ci vogliono soltanto 2 giorni prima di iniziare a pungere le persone. Ah, che bello. Bastardo. Sebbene vivano in genere non più di un mese, alcune di loro, quando inizia a fare freddo, come le zanzare tigre ad esempio, possono entrare in una specie di letargo e aspettare che faccia un pochino più caldo per poi iniziare a
fare le bastarde. Purtroppo questo è anche l'animale più letale al mondo. Non lui, ma sta cosa qua. Centinaia di migliaia di persone ogni anno crepano per colpa di sta stronza. Ah, ma tranquilli, noi stiamo bene. Nessun problema, noi stiamo benissimo. Piove sempre sul bagnato, quindi sono gli altri, gli stronzi, quelli poveri che stanno lontano, che sono poveri, che se ne frega. Sono sfigati, che puoi farci? Quando le zanzare ci sputano nella ferita, infatti possono lasciarci come regalino batteri, parassiti, virus che trasportano, tra cui la malaria. E quindi vai di lotta alle zanzare! E i repellenti qua non bastano mica, Ah, a proposito, pensate a quelli sfigati che devono testare i repellenti, che lavoro di merda. Ci sono pure delle app per il telefono che vantano di essere anti-zanzare, perché secondo loro li allontanano con particolari frequenze che producono, capi? Spoiler, non funzionano una ciola. Così, mentre si cercano dei farmaci sempre più efficienti per combattere la diffusione di malattie che esse veicolano, qualcuno ha trovato una soluzione controversa, ma eccezionale. Infatti, iniettando in embrioni di zanzara un ceppo del batterio Wolbachia, un simbionte che in realtà è già presente in natura in oltre il 60% delle specie di insetti, si è stato in grado di produrre delle zanzare che sono incapaci di procreare. Lo so, dal punto di vista pratico facevano già pena a farlo, però ci riuscivano. Queste invece ci lecca assicurata. Così sono state costruite delle cosiddette industrie di zanzare in tutto il mondo, come in Cina e in Brasile, in grado di rilasciare milioni di zanzare ogni settimana. Ma non temete, sono maschi, In effetti un milione di zanzare che ti vola addosso non è proprio ideale, però questi sono maschi, quindi sono bravi maschi. Brazil implemented this program in 2011 and they saw over a 6-month period done that there was a 90% decrease in the mosquito population, which in turn means a decrease in dengue fever. I ricercatori hanno anche dichiarato di essere in grado di selezionare il tipo di specie di zanzara su cui intervenire, quindi eliminandola completamente. So you can go in and remove the species that are bad and then allow the species that that may have, you know, no effect on humans to play out the role in the environment. And that some people call that playing God, I call that good management. Ma non solo, hanno anche dichiarato che volendo, potrebbero essere in grado di eliminare completamente ogni singola zanzara dalla faccia della Terra. Dopo 100 milioni di anni, immaginate che vittoria strepitosa sarebbe. C'è solo un piccolissimo problema: nessuno ha ben chiaro cosa succederebbe al mondo senza zanzare. Qualcuno dice che eliminare le zanzare causerebbe enormi problemi all'ecosistema, dato che sono moltissime le specie a nutrirsene, come altri insetti, anfibi, pesci, persino piante, mammiferi. È Mimmo. Ecco, Mimmo è lui, ancora non l'ho piantata, ma appena cresce vedi come se le mangia. Addirittura ci sono delle orchidee del genere Platanfera che ricevono il polline dalle zanzare. Insomma. Oppure le mosche che si mangiano un sacco di larve ogni giorno. Oppure c'è questo regno africano tanto carino che ricciuccia il sangue che aveva ciucciato la zanzara. Roba da Brazzers. D'altro canto, si è visto che effettivamente nessuna specie è altamente dipendente da una dieta a base di zanzare. Quindi, forse... Ma vogliamo davvero uccidere tutte? Vi faccio presente una piccola cosa a cui forse non avete pensato. La zanzara che vi sta pungendo in questo momento, perché sì, vi sta pungendo in questo momento, probabilmente è nata in una pozza d'acqua che si trova vicino a casa vostra, perché non si allontanano mai troppo. Sapete cosa significa questo? Che la madre che ha deposto le uova ha probabilmente punto qualcuno nelle vicinanze. Ha probabilmente punto voi. Questo significa che la zanzara che vi sta pungendo in questo momento è composta dagli atomi che derivano dalle vostre proteine, dal vostro sangue. In altre parole, quella zanzara ha i vostri atomi. Quella zanzara è fatta di voi. È sangue del vostro sangue. È vostra figlia. E io sì, forse lo so, voi non eravate pronti a diventare padre, però dovevate pensarci prima. Dovevate mettere il profilattico alla proposta della zanzara. Perché non l'avete fatto? Perché? Vi dovete assumere le vostre responsabilità. Quindi non mi interessa cosa state dicendo, no, non uccidiamo più le zanzare. Le zanzare devono rimanere libere e voi non le toccate, perché non dobbiamo toccare i nostri figli, non dobbiamo uccidere i nostri figli. Non importa cosa voi state dicendo, non... Vabbè, chi se ne frega. Ma vaffanculo, avevo dimenticato quanto fossero odiose quelle maledette basta. Un salutazzo a tutti da Barba Scura. X! Ma sì, uccidiamole tutte ste lavandaie. Chi se ne fotte dell'ecosistema? Vaffan.